Non schiacciare il pulsante rosso. Non schiacciare. Via. No, 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 recupero. Ciao ragazzi! Per la rubrica costrizione incredibilissimissimissimissime. Oggi esageriamo e facciamo una pista che parte dalla nostra terrazza di casa, che è quella lassù, e arriva fino al nostro giardino, che è questo qua giù. Abbiamo le legna, abbiamo le viti, abbiamo tutto quello che ci serve. Mancano solo i veicoli. Metti giù che andiamo al nostro tavolo di unboxing. Diamo il benvenuto agli Smashers Monster Trucks Surprise! E grazie a Zuru che ha collaborato con noi, sponsorizzato questo video e ci ha inviato la collezione di ruote al cui interno si nascondono 25 sorprese per ogni ruota. E quando siete in negozio, mi raccomando, fate come me, accendetele tutte! Fate sgommare! Gli effetti sonori sono molti e queste fiammate saranno integrate poi nel Monster Truck che troveremo, perché 25... Che sgommone! Sono le sorprese, proprio come 25 sono quelle che abbiamo trovato nel mega light up dino degli Smashers, video in descrizione. Papà, non distratti, dobbiamo smashare! Hai ragione! Quale smashi? Quello rosso. Ok, io quella gialla e faremo la sfida. Quindi se tu hai scelto il rosso dovrebbe essere Dino Drifter, è lui che ha la fiammata rossa, mentre quella gialla ce l'ha il nostro amico Squalo Shark Spitz e quella arancione ce l'ha Skeleton Screecher. Il momento che preferisco! Smash up! Mi recuperi? Sì, sì, ti recupero. I sacchetti sono molti, ragazzi. Di varie conformazioni, questo è particolarmente morbidone. Ah, ho trovato anche il foglio guida, ovvero la checklist con i personaggi che possiamo incontrare in questo unboxing. Papà, puoi sentire bruciare? Senti tintinnare, ma ecco una monetina, perché le istruzioni sulla nostra mappa, o meglio la nostra pista, sono da grattare e ci diranno dove andare ad unboxare. Ready, set, smash! Sacchetto giallo! Dal primo sacchetto esce un primo personaggio. Il T-Rex. E la coppa? La coppa, fai vedere. Oh, che simpatica la coppa! È molto ganza, mette un pollicione, fa bene. Grattiamo! Are you really excited? Belli giochi di parole, ovvero sei veramente o ruotamente eccitato per quello che sta per arrivare? Sacchetto grande, mi ci ficco, apertura agevolata. Credo contenga delle ruote. Hai ragione, eccole qua! Sono super cosa è uscito assieme alle ruote? Asfalto! Con questo possiamo creare una vera e propria pista su cui far sfrecciare e far fare acrobazie al nostro futuro. È particolarmente roccioso. Siamo allo stadio di track! Tu gratta gratta, io guarda, mi faccio un mini paesaggio, metto il T-Rex qua sopra, coppa. Il corpo della macchina. Ma che, l'hai già trovato? Sì. Qui abbiamo trovato la carrozzeria. Che bella. È tutta dipinta, no sticker, tutta molto ben definita. Fai correre il tuo motore. Nuova pausa, siamo al punto 4, ovvero una grande piovra sta a raccogliere le macchine che cascano direttamente nel lago. Noi invece andiamo... Ecco la piovra. Ah, è proprio nel sacchetto. Cosa c'è? Lì all'interno un pulsante rosso. Non schiacciare il pulsante rosso. Non schiacciare. E se schiacci qua? Si alza il pulsante. Questo è un meccanismo. Cercheremo di svelare a cosa serve questo meccanismo durante la costruzione. Facciamolo subito. Questo lo incastri con un perno. Il pilota va lì sopra. Ok. Poi sì. Quindi lì ci andrà il paraurti e quando il nostro Monster Truck andrà a scontrarsi con un ostacolo, lancerà il pilota. Ecco le gomme, abbiamo quasi finito. Quasi, perché siamo arrivati al punto 5. Il sacchetto con lo squalo. Eccolo, arriva, lancio. Walls. Qui dovrebbero esserci le pareti che ci permetteranno di andare a costruire la nostra pista e realizzare gli... ma le pareti portano con loro anche... della sabbia gialla, mio colore preferito, modalità cinetica, e questi mattoni, sembrano veri, sono belli pesanti. Guarda. E si incastrano, realizzando così una vera e propria parete da abbattere. Facciamo un crash test. Ma che fai, con la coppa? Sì. No, ma anche lei si può attaccare? Tutti. Forte, vai, crasha. La coppa è caduta. Ricrascio. Andiamo per vedere. Vai, gratta, gratta! Cosa ti serve adesso? Le ruote! Le ruote! Eccole qua, una, due. E ora smash! Dove è finito il e tutto? E ora... No! Smash! No, questa è rimasta intera, eh. Smasha di più, smasha di più. Smash!
Mi prendi? Sì, arriva, arriva. Allora, qua tra i resti troviamo la ruota che possiamo, come dicevo, costruire con tanto di cerchione. E dove sei andato, Nicky? Il topo! Dai, eccolo qui! Il topo può essere uno degli ostacoli che il nostro Monster Truck incontra lungo il percorso. Lo vedo un po' pazzo. E lui è la fiamma! Con trasparenze, in mano cosa tiene? Un estintore, prova a ricostruirla. È qui che si vede la vera abilità dello Smashers, che è in grado di ricostruire il suo pneumatico per poi magari nasconderci delle sue sorprese personalizzate e lanciarlo tutte le volte che vuole. Quando si dice chiude il cerchio. Oh, ma io ho il cerchione, ma sei già pronto? Sì. Vai, smasha! Ho vinto una coppa. Siamo arrivati al traguardo. E il fumetto dice: All I want to do, come oil oil, is Monster Truck. Ultimo sacchetto. All'interno troviamo qualcosa di appicci. Coso! Lo slime! Cosa c'è nello slime, scusa? Dei coni! Dei coni, vero, ci permetteranno di ultimare il nostro percorso assieme alla nostra sabbia rocciosa, quella cinetica, e ovviamente non possono mancare i muri per fare la parete. I coni sono belli solidi! Proprio come i mattoni! E adesso momento ASMR! Silenzio, ragazzi! Ah, lo sentite il viscidume? E ora liberiamo la fiamma! Sarà lei il tocco finale per il nostro Monster Truck! Hai fatto saltare anche il pilota! Permetteci il dinosauro! Ah, il pilota originale! Ora vai, pilota, fai vedere le tue abilità! C'è un percorso pronto per te da affrontare prima di giungere all'ultima bustina sorpresa! Qui all'interno si nascondono quelli che non possono mancare mai, ovvero... gli sticker! Bravissimo! Che sticker sono? Che belli! Non sono sticker normale? Ah, sono olografici? Portaci una macchina e dall'altro il simbolo. Hai ragione, squalo Monster Truck, dinosauro e Monster Truck! E infine teschio Monster Truck! E ora è il momento degli altri veicoli! Scommetto che vuoi iniziare dal giallo! Bravissimo! Ti presento lo squalo! Super aggressivo! Guardatelo, è lì in cima! Praticamente sta volando! E i personaggi che hai trovato sono il meccanico polpo e il mostro di ghiaccio! Bello, trovi sempre un personaggio trasparente. Ehi, sono anch'io. La coppia di coppa. Cioè la coppa di ci siamo capiti. E ora l'arancione. Questo è lo scheletro. Super aggressivo pure lui. Guardate, sembra che stia per festeggiare la vittoria. Ma sarà tutto da vedere in pista. Lo accompagnano due inquietanti personaggi. All'arrivo vi aspetta il mostro di slime, anche lui trasparente. Mentre se avete un problema meccanico, ecco, tu ti affideresti a uno zombie, Nicky? No. Ehi, vi vendicate sempre di me. Ah, la terza coppa per chi vince tre gare. E infine, unendo la collezione, mi hanno creato tre mega ostacoli. Il muro, guardate, è enorme. È in grado ovviamente di far sbalzare il pilota. La seconda macchina sarà lo scheletro e affronterà la palla gigante d'asfalto. Aspetta che la preparo, sei pronto? Sì. Scontro di palla. Sì. E per il T-Rex la torre di coni. Vai T-Rex. È caduto tutto. E ora è arrivato il momento di costruire la pista! Useremo queste assi per fare lo scivolo! Sono larghe, sufficientemente anche super lunghe per contenere entrambe le macchine. In questo modo sarà una vera e propria sfida che andrò a vincere io. Le uniamo con questi avanzi da casa sull'albero. E ora acceleriamo e costruiamo! L'impresa è riuscita, ragazzi. In sicurezza abbiamo alzato le assi, le abbiamo rinforzate lì sotto alla medievale, mettendo quei due spuntoni. E ora vediamo. Prova, vai. Prova con la tua. Non è male. In piedi! Incredibile, ma ovviamente vincerà la gara non chi casca in piedi, ma chi arriva per primo. Però adesso proviamo anche con la tua. Aspetta, scendo e vedo l'arrivo. La pista funziona alla grande, ragazze. I Monster Truck sono caldi. Vi faccio sentire quanto Monster Smash sono caldissimi. Scaldiamo anche quella di Nicky. E ora andiamo alla sfida. Il primo che vince due corse vince tutto. Al via, scateniamo i Monster Truck. 3, 2, 1, via. Partiti. Attenzione alla coppia.
Come sono arrivate? Come prima io di pochissimo. No. Io ho già scaldato i motori. Questa volta scambieremo anche l'ordine sulla pista. Magari hai vinto solo perché eri a sinistra? Sei pronto? A destra ero. Eri a destra, giusto? 3, 2, 1, via! No, 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 recupera, recupera! No, neanche al salto! Però devo dire che questi Monster Truck sono molto resistenti. Sì, e anche molto veloci. È vero, ragazzi, a noi gareggiare ci è piaciuto un sacco. E se a voi questo video è piaciuto, mettete un pollicione! E non uscite di casa da uscire per i Monster Truck. Fa decisamente ridere, ragazzi. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!